130 anni fa, quando arrivarono qui gli emigranti, potessero immaginare che un giorno una chiesa europea potesse essere eretta ancora qui a distanza di tanto tempo? Eu não acredito que há cento e poucos anos atrás as pessoas poderiam imaginar que aqui seria erguida uma igreja europeia, que nessa parte. Uma igreja, sobretudo, que porta com sé a história milenária da fede dei popoli europei. Uma igreja que, sobretudo, traz a história milenar dos povos europeus. E credo che oggi tutte queste persone, tutti gli emigranti di allora in spirito siano insieme a voi, insieme a noi qui. E io credo che oggi, perlomeno in spirito, tutte quelle persone stanno qui conosco. Ma ciò che più di importante c'è nell'aver costruito la Chiesa è l'aver riunito le persone, i popoli insieme in questa bellissima idea che trova oggi il suo compimento. Ma o que tem de mais importante foi que este projeto reuniu as pessoas para a sua realização. E come omaggio a questa storia dell'emigrazione, questo incontro, questo reincontro dei popoli, gli italiani d'Italia, gli alpini che sono dei volontari grandi sono venuti a rendere omaggio volendo costruire accanto alla loro chiesa anche una piccola cappella che è un punto d'incontro. E come homenagem a este reencontro desses povos, dos que saíram e os que aqui estão, então os alpinos quiseram vir aqui e construir, como homenagem a essa construção aqui, uma pequena cappella che storicamente sempre posta all'incrocio delle strade d'Europa affinché la gente camminando si possa incontrare e pregare. È che storicamente ela è collocata nos cruzamentos das estradas da Europa para que as pessoas caminhando possam se encontrar e rezar, ovviamente. E questo è lo scopo di aver creato l'ingresso di questo monumento alla fede che è la chiesetta alpina, proprio quel capitello che dovrà essere il luogo di incontro fra chi sale per arrivare ad entrare nella chiesa. Então, esse é o objetivo desse capitello, né? Esse triol, che è justamente o ponto di incontro das pessoas che sobem para chegar e virem aqui até a igreja. Ecco. Ringrazio anch'io tutti quelli che hanno reso possibile tutto ciò. Io também agradeço a todos aqueles che contribuíram para que isto se realizasse. Questa forte comunità di Jaraguá e della Regione do Vale che veramente dimostra una volontà e una forza grandissima. Essa comunidade de Jaraguá e de todo o vale que realmente demonstra uma força e uma o quê, Luca? Uma determinação imensa. Quindi grazie a tutti coloro che con le mani, con la testa, con tutto ciò che potevano hanno collaborato affinché questo fosse fatto. Então, muito obrigado a todos aqueles que com as mãos, com a cabeça, com as, né, as doações conseguiram, doaram para construir aquilo que aqui está. E ringrazio anche, mi permetto di ringraziare anche gli operai, quelli che hanno lavorato qua. Io mi permetto também di agradecer os operários, aqueles che trabalharam aqui nessa obra. Perché le condizioni di lavoro erano veramente molto difficili. Perché as condições de trabalho eram realmente muito difíceis. E do anche un ringraziamento, permettetemi, agli alpini d'Italia della Valle del Bioisch che sono venuti. Eu agradeço também aos alpinos da Itália que vieram lá da Vale do Bioisch. E che nel sole dei 40 gradi che noi non conosciamo. Nem precisa.
precisa traduzir, né? Que debaixo do sol de 40 graus que eles não conhecem. E nella pioggia che non fa seccare il reboco. E debaixo da chuva que não deixou o reboco secar. Hanno dimostrato forza e determinazione anche loro. Demonstraram força e determinação. Eu agradeço a você. Obrigado por uma ideia, por um sonho que hoje está uma esplêndida realidade, que é a Igreja Alpina do Moro de Boa Vista. Eu acho que hoje os antepassados têm orgulho de você. Têm esperança no futuro junto fra os europeus e os povos do Brasil, as pessoas que são aqui. Obrigado, obrigado.